Allora, sono le 20, siamo partiti alle 9 di questa mattina. Dopo 11 ore siamo riusciti a fare quelle 3 ore di autobus e 3 ore di traghetto, dopo 11. Esatto, finalmente ce l'abbiamo fatta, ragazzi, siamo alla foto. Copangan! The comeback! Il nostro tassista ci ha appena abbandonati perché è andato a pisciare nella foresta. Ma siamo veramente in mezzo agli alberi e a niente. Signore e signori, benvenuti nel nostro Porco alloggio! Moonstone Studio. Questa volta ero molto preoccupata perché l'ha scelto Tommy. E di solito sceglie in base a voglio vedere il mare, voglio vedere lontano. Invece è Beh, carino. non è un ragionamento sbagliato in Sì, ma mi realtà. metti in figa da mondo. Guardate, è piccolino, ma c'è tutto. La cosa più bella. Esatto, c'è una Non piccola dire cosa chicca. sono. È una piccola chicca. Le luci da sesso. No, guarda come cambia. Le luci da sesso sono Che queste, colore. eh. Piccolo, ma c'è tutto, c'è pure la terrazza, da dove si vede anche Koh Samui. È che, vabbè, col telefono, la fotocamera interna non si vede, è giù di là. Abbiamo una bella piscina e siamo felici, finalmente arrivati. Dove stiamo andando? Boh. Come boh? A Bottle Beach. A Bottle Beach. Qual è il tuo consiglio per fare questa strada, Tommy? Per farla in scooter o come? Lo scooter l'altra volta l'ho fatta, non so perché stavolta stiamo andando a più. Ah, qualcuno ha avuto paura di guidare lo scooter qua. Sabri era pigra oggi, voleva farsi trasportare. E tra poco vi faremo vedere se questa. Stavo andando! Se questa scalata vale la spiaggia dove stiamo andando. Però guarda che vista già adesso. Come fa? Voglio punca! Eccoci da Bottle Beach, la seconda spiaggia che visitiamo qua a Koh Phangan. Vero? Stamattina ne abbiamo vista una qua vicino. Non so, non ci ricordiamo il nome perché è tipo Tanton Tien Tien. Esatto, lo scriveremo qua sotto. E non abbiamo fatto tanti video perché comunque c'era un sacco di vento e onde giganti. Ma adesso invece ci troviamo qua a Bottle Beach, dove l'acqua è bellissima, cristallinissima. È trasparente, anche adesso che c'erano super onde e ribaltoni di sabbia ci si vedevano i piedi. Ed è fighissima, immersa in questa foresta di palme pazzesca. E ci si arriva in tre modi. Uno, c'è un taxi acquatico che abbiamo visto passare probabilmente per gli ospiti del resort. Il secondo, che è quello che abbiamo usato noi, che è stato venire a piedi. Sono 2 chilometri a piedi da dove si parcheggia lo scooter. Anzi no, ce ne sono 4, perché il terzo, per quelli di voi che sono più coraggiosi di Tommy con lo scooter, è venire fino qua sgasando. Però c'è un po' di... Ce la si può fare, però spiegagli com'è. C'è un po' di sali e scendi, tutto sterrato, bucanastro. Anche venerdì! Cani che saltano fuori dai lati, scimmie che ti lanciano i cocchi in testa. Bucanastro. Oppure, se non avete voglia di camminare, l'ultimo modo è c'è un taxi lungo la strada che fa avanti e indietro per 100 baht a testa. Però se siete a Koh Phangan, migliore. Se siete a Koh Phangan, venite a Bottle Beach. C'è una strana pace, cioè sembra che tutto dorma, però c'è un po' di movimento. Siamo venuti neanche una settimana dopo il full moon party e ci hanno detto che quindi l'isola è vuota per questo. Ha fatto la risacca. Pronti qua. Ragazzi, noi amiamo Koh Phangan perché quest'isola offre delle spiagge di una bellezza veramente indescrivibile e allo stesso tempo sono spiagge totalmente per nulla affollate, poiché la maggior parte del turismo di quest'isola purtroppo deriva dal Full Moon Party, che è una festa che si fa mensilmente, appunto quando c'è la luna piena, dove si radunano addirittura centinaia di migliaia di persone sulla spiaggia di Had Rin. Però appena dopo questo evento, ogni volta l'isola
l'isola si svuota e quindi tutte queste spiagge strafighe rimangono disabitate. Noi, dopo essere stati in spiaggia, abbiamo deciso di andare a vedere il famoso viewpoint che c'è a Bottle Beach, per cui abbiamo iniziato a camminare nel percorso battuto che parte dalla spiaggia fino a salire lungo tutta una collina considerata una montagna, dato che sono qualche centinaio di metri, fino ad arrivare appunto a questo punto panoramico che, ragazzi, vi consiglio veramente di visitare se ci andate, perché vi darà una visuale sbalorditiva. Potete vedere la spiaggia, il mare da un altro punto di vista, sembra quasi di volare da quanto alti siete. Io ve lo consiglio perché è una bella attività anche a livello sportivo, così vi tenete in forma. Dalla spiaggia alla cima sono circa 30 minuti di camminata senza fare pause, e in realtà il percorso è abbastanza tranquillo, a parte il pezzo finale in cui invece ci sono dei punti dove bisogna quasi arrampicarsi. Quindi se iniziate ad avere una certa età, tenete conto di questa cosa, anche perché il caldo che c'è non facilita la situazione. Sawa di ka dal Lost Paradise. Siamo in attesa di mangiare, abbiamo super fame dopo una bellissima giornata in spiaggia. Tommy si è già scolato il suo mango lassi. Ops. Un colpo. Era buono. E poi questa sera sai cosa si fa? Cosa si fa stasera? Si va a fare festa, a fare festa, perché siamo giovani. Festa! Abbiamo cenato del nostro rastone che... Poverino, ci ho messo un'ora per fare due pezzi di carne grigliata, però alla fine ce l'ha fatta. Sì, oggi è divertente perché sia a pranzo che a cena io ho sempre ordinato da mangiare, arrivava prima a me, facevo tempo a finire tutto quanto e dopo che avevo finito di mangiare arrivava la Sabri. Che poi è assurdo perché per noi italiani è una roba impensabile, tipo, cioè, se quando ti arriva il cibo in tavola e sei in compagnia aspetti sempre che arrivi a tutti prima di iniziare a mangiare, invece qui loro sono scialli, non importa, non ti arriva una roba, è quella sbagliata, ma non importa, tranquilli. Per cui sì, siamo anche noi scialla adesso. Vivi la vita scialla. Bella. Quando dici che vuoi festeggiare, ma madre natura non è d'accordo e ti manda una pioggia tropicale notturna. Signore e signori, quella! Ma buongiorno! Guarda che occhio che ho qua per causa maschera da sub. Stamattina ci siamo svegliati con la voglia di fare snorkeling a nastro. Anche venerdì! E ci è andata bene perché io ho visto una mega tartaruga marina. Porca. È stata la nostra migliore amica sott'acqua per almeno un'oretta. Fighissima. Tommy si è anche tipo appeso al bordo della tartaruga e lei lo tirava. Cioè, incredibile, ragazzi. In quasi 30 anni in Italia non mi è mai successa una roba del genere, nonostante praticamente io viva in acqua. Mentre sono passate 2 settimane qua ed è già la seconda volta che nuotiamo con squali e tartarughe. Thank you.
Ed eccoci qui anche al tramonto, ragazzi, guardate che panorama che c'è. La particolarità di questa spiaggia è che c'è una linea di terra che quando è bassa marea collega a Coma, si chiama tipo Coma dovrebbe essere. Si sta abbassando la marea. Stamattina quando siamo arrivati, siamo noi adesso, ci sarà stato più di un metro d'acqua e adesso qua siamo in mezzo alla sabbia. La gente attraversa per andare all'isola. Devo dire che forse questa è fino adesso una delle mie spiagge preferite. Sì, devo dire che finora le spiagge di Koh Phangan sono regalato grandi emozioni, a cominciare da ieri che c'era la spiaggia con le onde. Anche loro nel video. Questa spiaggia comunque è spaziale, venite a vederla perché merita, tutta la vita che c'è sott'acqua, quei colori che ci sono. E soprattutto è pieno di branchi di cani in spiaggia. Molto belli da vedere, sono molto dolci, affettuosi, e in più ricordatevi che ci sono lassi e quant'altro a pochissimi soldi, quindi dovete stare qua in riva al mare a farvi massaggiare per meno di 10 euro, è proprio una bella vita. Approvata. Ma ora vi porterò a vedere il bar panoramico che c'è qui sopra la spiaggia. Tommy ha deciso di portarmi in un palazzo abbandonato, pieno di palazzi fatiscenti. Non capiamo se fosse tutto chiuso a sto posto da fattoni. Andiamo non abbiamo a visto un botto di scooter. Dai, fammi strada. Welcome to the 360 bar. Exo 360 bar, adesso it's 420 club. Un bel place per il sunset. Il club 420 è un bar panoramico che si trova non lontano da Mae Had, in quanto vedrete la spiaggia da là. Praticamente è un bar che una volta si chiamava 360 bar perché, come si può vedere da una panoramica 360 dal nord di Koh Phangan, ed è stato chiuso negli ultimi anni in quanto era fallito col Covid. Quindi adesso che ha riaperto, c'è una nuova gestione, ha ripreso l'attività con una nuova smania di far bene, quindi ve lo consiglio vivamente, andate a visitarlo perché merita. È uno degli unici due bar panoramici dell'isola. This is Salad Beach. È una spiaggia che si trova vicino appunto alla famosa Hadrin che vi abbiamo mostrato, per cui se andate a visitare quelle spiagge potreste prendere una mezza giornata per fare un salto anche qui. È una spiaggia fornita da vari ristoranti che appunto sono comodi per andare a mangiare, si trova un po' di tutto, ed è un ambiente diciamo familiare in cui è perfetto per andare a rilassarsi, soprattutto se avete dei bambini piccoli. La spiaggia è molto tranquilla, è comoda per fare il bagno, ma fate sempre attenzione alle maree perché con la bassa marea diventa abbastanza complicato andare a trovare dell'acqua che superi il bacino. Ok baby, cosa mi dici di questa Salad Beach? Allora, la prima cosa che noto qui a Salad Beach è questa, cioè che Tommy si è rasato il petto. Era un segreto. Erano mesi che non lo facevo. Mi sembra di essere ringiovanito di 15 anni. Comunque Salad Beach si chiama così perché l'acqua è un po' su quel colore verdino. Verde smeraldo. E poi se siete qui venite a mangiare in questo posto qua che si chiama Salad Hut, che è veramente figo e si mangia benissimo. The Salad Hut. La capanna dell'isola con anche il viewpoint qua sulla terrazza che dà la panoramica. E c'è pure il biliardo dove tra poco Tommy verrà battuto per la centesima volta. In realtà sarebbe la seconda perché le altre volte ho sempre vinto io. In realtà siamo pari. Esatto. Le altre volte vince tutto. Le altre volte significa una partita vinta da lei, una partita vinta da me in totale. Uno. Eccoci qua al pomeriggio, stiamo facendo la seconda spiaggia del giorno e questa è la famosa Secret Beach. Esatto, non ditelo a nessuno. Passiamo per questo giardinetto che sembra un po' l'orto di mia nonna. È tutto così segreto in sto posto, madonna. Ogni cosa che vediamo è un piccolo segreto, o forse ha un piccolo segreto da nascondere. È talmente segreta che il parcheggio era fottutamente pieno di scooter, ragazzi. Welcome to Secret Beach. Tan, tan, tan. Spiaggia molto popolare, ma c'è il motivo perché è ultra fica. Guarda la piattaforma là sopra, che bella.
Abbiamo scoperto il segreto di Secret Beach. Qual è? Non ce lo saremmo mai immaginato quale sarebbe stato. Ed è un segreto più scabroso di quanto pensate. È letteralmente scabroso. Perché alla vostra destra sono delle tipe con le tette fuori e là dopo quelle altre rocce là ci sono degli uomini completamente nudi. Vediamo se riesco a zoomare così tanto, ma non credo. Sono dentro di là, eccolo là, il nudista. Comunque sì raga, qui hanno tutti le palle, le patatine per aria. Il segreto di Secret Beach è ora. Che in realtà è un posto da pervertiti. Allora siamo nel punto giusto. Noi siamo dei poveri innocenti. Siamo sempre a Secret Beach, abbiamo visto fatalità nei 10 minuti che eravamo a chiacchierare delle altre coppie che si appropinquano dietro le rocce e abbiamo spiato un pochino. Hai spiato! Tommy ha visto parecchie zinne oggi. E abbiamo visto appunto che c'era questo pelatone con la tipetta di colore, lei che si spogliava, tirava fuori le zinne. E tu come hai reagito? Sono rimasto scioccato perché sembravano così delle persone a modo, così per bene. Che dire, semplicemente Secret Beach è la spiaggia della trasgressione. Cioè, ricordatevela così, spiaggia della trasgressione. Se qui volete liberarvi dei vostri vestiti, liberarvi del giudizio altrui, volete fumarvi le canne davanti a tutti, tirare fuori i vostri organi genitali e sbatterli in faccia alla gente, siete liberi di farlo. Nessuno vi giudicherà Secret Beach, a parte me. Addio! E per rimanere in tema di trasgressione, dopo abbiamo deciso di andare all'Amsterdam Bar di Copangan, che è uno dei bar con la vista panoramica più belli che ci siano, oltre al 360 bar, e appunto lì si fanno cose molto trasgressive come fumare le canne, bere dei cocktail al tramonto e godersi la vita. Questa è la vista al tramonto. Lì giù si possono acquistare direttamente le canne già fatte. Qui sotto c'è la parte anche con la piscina. Costa 100 euro, 100 baht l'ingresso lì, quindi tipo 3 euro. E lì giù un mega tramonto in arrivo. E qui giù Tommy. È felice? Questo bar è aperto fin tardi e questa è la vista che si ha la sera. Vi consiglio vivamente di venire a farci un salto almeno una volta durante la vostra vacanza a Copangan. E signori e signore, sabadika! Sabato 18 marzo. E ci troviamo belli comodi qui su un lettino, distesi alla spiaggia di Hat Yau. Bravo, l'hai detto benissimo. No, ho provato a fare snorkeling, ma c'è la bassa marea oggi pomeriggio, quindi praticamente avevo le piante marine a 30 cm dalla pancia. Brava che hai detto piante. Non sono alghe, sono piante. Lo scienziato ambientale qua mi deve sempre richiamare. È semplice, se hanno la distinzione tra un fusto, una foglia e una radice e non sono fatte da un corpo unico, non sono alghe, sono piante acquatiche. Detto ciò, noi ce ne andiamo a vedere il tramonto nel nostro Moonstone Studio, che è il posto più figo del mondo per i tramonti, abbiamo scoperto. Ciao! Questo è l'aperitivo che ci piace. Guarda, si vede Koh Samui qua davanti. Sì. E quelle due isole non si vedevano di solito. No, ma guarda che se guardi bene bene, proprio sotto il sole si vedono altre isolette. Sì, ma secondo me quella a questo punto è Surattani. Guarda la scimmia! Oddio! Vista, vista! Ce n'erano due. Chiamala, chiamala. Aspetta che maglietto è pieno di acqua. Bellissimo sunset che ovviamente visto la realtà il sole è gigantesco e non come quella pallina che si vede. È vero cacchio,
non si vede niente qua. Birrazza. Però sì, abbiamo trovato il nostro sunset spot. Maialetto sempre presente e oggi c'è anche una special guest, Paperella. A Paperella Sorea. La nostra amichetta. Dopo cena siamo venuti a casa, adesso editiamo e ci vediamo per una prossima giornata in cui andremo a esplorare sempre Koh Phangan, ma anche le ultime spiagge, perché nei prossimi giorni, vi anticipo, ci muoveremo a Koh Tao. Quindi seguite il viaggio e esplorate insieme a noi. Bella, notte! Un mega festone su tutta la spiaggia, tutta la notte, c'è gente che beve, c'è un delirio, un fracasso di persone. Hola chicos, oggi siamo a Zen Beach e vi raccontiamo un po' i nostri consigli per questa spiaggia. Partendo da Adrin ci abbiamo messo una mezz'oretta in scooter e ci siamo trovati in difficoltà quando siamo arrivati qui perché Google Maps ci ha mandato per una stradina serrata dove all'interno della quale c'erano i cartelli no Zen Beach, no Zen Beach, go away, ed era tipo ma che cazzo. E quindi per arrivare qui correttamente bisogna mettere l'indicazione Zen Beach Parking. Che dire di questa spiaggia? Abbiamo fatto snorkeling questa mattina cercando di sfruttare l'alta marea, però siamo arrivati parecchio distanti da qui, saremmo andati un centinaio di metri in acqua. Anche di più. Anche di più, sì. 150, c'eravamo veramente tanto in là, però l'acqua rimaneva sempre alta sui 2 metri e c'erano veramente poche forme di vita. Però la cosa significativa di Zen Beach è che abbiamo scoperto qui essere la spiaggia dei nudisti. Quindi se vi piace andare in spiaggia con le mozzarelle e il pappagallo al vento o se semplicemente vi piace guardare, venite pure qui che è il posto giusto. Lei è una guardona. Sì, io buttavo l'occhio. No, siamo passati camminando, eravamo là che buttavamo l'occhio. Però sì, c'era veramente poco materiale. Però sì, c'erano tante persone e anche più di qualcuno di loro mi sembrava abbastanza molesto, cioè non erano semplicemente nudi, facevano sì, anche cose. Sì, sembrava ci fosse tipo una zona un po' più appartata in cui andare a... Sì, non lo stiamo dicendo... Ingrumarsi. Esatto, la Sabri dice ingrumarsi. Nel frattempo... Questo è l'animale... Sì, c'è la tipa che ha lì una scimmietta, anzi un... È un gibbone. Un gibbone. Scene thailandesi. Sì, la tiene come un cagnolino, era la che gli dava da mangiare, che se la portava in testa, la scimmietta, il gibbone squilciava la thai, veramente una roba assurda. Animali domestici. Sì. E una cosa che vi avremmo già detto, ma ci tengo a ricordarla, è che qui in Thailandia da giugno hanno legalizzato la cannabis. E da allora si trova veramente ovunque. Quindi per dire anche un baretto come questo sulla spiaggia che fa Coca-Cola e panini, c'ha la sua selezione di canne, cioè, di tutto. Chiunque in Thailandia è proprio una roba esagerata alla droga. Esatto. Il costo in realtà è abbastanza alto, cioè per il costo della vita qui un joint costa sui 200-300 baht, che quindi sono sui 5-7 euro per una canna, quando in realtà questo è il prezzo per i farang, ovviamente. Noi siamo i farang. E niente, le cose che non mancheranno mai qui sono le canne, i cagnolini, i randagini, ovunque, anche qui in spiaggia, e il pad thai. Il pad thai è ovunque. Ognuno te lo fa a modo suo, a prezzi diversi, ma chiunque te lo fa. Chiunque. Anche dal benzinaio ti fanno il pad thai. Tra l'altro il prezzo della benzina è 1 euro al litro dove siamo noi a Koh Phangan. Certo. A Phuket costava un po' meno, costava un 10-20% in meno. Certo. Ma cambiamo un attimo argomento ragazzi, perché adesso vi voglio portare a vedere il meglio di Zen Beach, che è sicuramente il tramonto, perché qui si radunano frotte di persone a godersi questo momento speciale della giornata e ogni sera danno via uno spettacolo magico. Venite a vedere. We'll be right back.
Adesso, dopo aver visto questo spettacolo magnifico, vi voglio portare con noi nel nostro ultimo giorno a Koh Phangan. Noi siamo stati vicino a casa perché non avevamo più lo scooter e quindi siamo andati nella vicina Hat Rin, bellissima ed anche la spiaggia più popolare dell'isola. Eccoci qua ad Hat Rin, la spiaggia del Full Moon, dove siamo alloggiati qua vicino. Il Full Moon è il party più famoso dell'isola di Koh Phangan. In questa spiaggia qua si radunano più di 100.000 persone ogni mese quando c'è la luna piena, come dice il nome del party, e si fa un mega festone, cioè su tutta la spiaggia tutta la notte, c'è gente che beve, c'è un delirio, un fracasso di persone, ed è anche questo il motivo per cui noi siamo venuti apposta dopo la luna piena, perché non volevamo rotture di scatole. È assurdo perché su questa spiaggia tantissime attività, direi quasi la metà, sono chiuse adesso e aprono solo unicamente durante la settimana del Full Moon. Esattamente. Cioè, una roba assurda. Cioè, in più nell'isola ci sono un'infinità di feste, ma il Full Moon è quella più importante, la principale dell'isola. Praticamente, come diceva la Sabri, ruota tutto intorno a questo evento qua, e anche gran parte dell'economia del turismo che c'è. Tantissimi posti chiudono proprio dopo il Full Moon e riaprono in vicinanza di questo evento. Comunque, oltretutto, appunto, quando c'è questo evento qua, bisogna anche stare attenti alle strade, perché le strade dell'isola si fanno principalmente in scooter. Quando arrivi noleggi uno scooter che costa sui 5 euro al giorno circa, sempre contrattare. E poi, appunto, le strade che ci sono, per fortuna adesso ne hanno fatte parecchie nuove, però sono tantissimo in pendenze folli, curve, cioè sei in mezzo alla giungla alla fine, cioè hanno costruito delle belle strade ma in mezzo a una giungla, quindi non è così semplice guidare, soprattutto se uno ha le prime armi e se uno ha un po' bevucchiato. Esatto. Quello che dicevo, appunto, è che negli anni penso ci sia stato più di qualche incidente, forse qualche morto nei giorni del Full Moon, perché appunto la gente guida bevuta, drogata o con chissà cosa a notte fonda, e cioè, anche se tu sei bravo ti vengono loro addosso, e quello è il problema. Devi stare quindi attento agli altri. Sì, se venite al Full Moon Party prendete il taxi, che tanto ce ne sono a manetta di navette da tutte le parti dell'isola per venire qua. Cioè, e con 5 euro non avete pensieri. Il fixed price è 150 baht, loro proveranno sempre ad alzarvelo. Sì. Ma vi assicuro, il prezzo fisso è scritto sui taxi perfino, è 150 baht ogni tratta. Sono 4 euro e qualcosina. Sì, sono circa 4,20 euro, tipo, una roba del genere. Comunque godetevi l'isola e la spiaggia. Adesso potremo andare a chiedere laggiù quanto costano le moto d'acqua, perché ci sono anche un po' di ondine che sembrano simpatiche da cavalcare. Parecchio divertente farle in moto d'acqua. Baby, è successa una cosa pazzesca. Cosa? Quel cane lì è un pazzo. Praticamente, eccolo, c'era un gruppo di tre ragazzi che stavano giocando proprio lì, nell'acqua, e il cane è corso razzo verso di loro e si è messo tipo nel loro cerchio ad aspettare che la palla cadesse, perché era là che cavalcava tutte le onde a nastro. Appena hanno perso il pallone, lo ha spinto verso riva col musetto e pam, gliel'ha bucato. È stato bellissimo. E adesso il pallone dei ragazzi è lì buttato via. Anche Tommy ha giocato tanto oggi. Bello. La sera per le vie di Hat Rin. Poi inizia il paesino di Hat Rin con tutti i negozietti. I negozi che si trovano ovviamente sono massaggio, canna, appunto, e laundry. Ecco le tre cose che si trovano sempre: massaggi, canne e laundry. Dopo questo stendiamo un piccolo velo pietoso lavato nella laundry e chiudiamo la nostra giornata. Ci vediamo domani, ciao! Buongiorno, buon lunedì! Oggi stiamo per lasciare il nostro quarto alloggio. Questo è un vero peccato, purtroppo, perché questo era veramente figo.
come anche l'ultimo prima di questo. Partiremo da Koh Phangan e ce ne andiamo a Koh Tao, l'isola della morte. Abbiamo prenotato un taxi e, come dicevo negli altri video, il fixed price è 150 baht a persona. Ci vediamo quando siamo sul ferry di Koh Tao. Ciao! Evaporetto per Koh Tao, ciao. Pronti, perché Koh Tao ci saranno degli scabrosi segreti da svelare. Koh Tao, chissà se torneremo o se ci arriveremo. A few moments later. Siamo appena saliti sul traghetto per Koh Tao da Koh Phangan. Ho quasi tirato una sberla a uno, perché mentre la tipa mi faceva il biglietto, è arrivata tipo spingendomi via, fa "No, my ticket!" Io l'ho guardata e ho fatto "Please, wait for your train, she's printing mine." E il tipo si è buttato stra indietro perché non se l'aspettava la risposta. Poi probabilmente c'era Tommy dietro così. Com'è questo traghetto, amore? Molto economy. Economy class, direi. Però dai, siamo stati su traghetti ben peggiori di questo. Almeno è pulito a quanto pare. Gli altri avevano sui sedili, c'erano le giacche di salvataggio con tutta la muffa sopra. Cambiate dagli anni 90. Guardate il metodo d'attracco con doppia corda e usare il motore per girare la barca. Noi siamo arrivati tipo per lungo così e adesso stiamo tirando queste corde, ci stiamo tirando e girando tutta la barca in orizzontale. Corda. Esatto, se scioppa una corda ci arriva sul vetro, la sabri proprio sul cervello, fa come un'anguria. Il poco che c'è. Il poco che c'è. Welcome to Koh Tao. Appena arrivati dopo circa 2 ore di ferry, siamo arrivati in tempo e adesso andiamo a cercare la nostra sistemazione. Bella. Oggi è solamente taxi collettivo, questo gratis, abbiamo scoperto che è incluso nel nostro mega studio. 30 minuti sotto il sole, ma a quanto pare è incluso, o forse ci stanno rapendo. Sì, può essere, ci stanno rapendo, chi lo sa. Se vedete sto video e non rispondiamo da giorni, chiamate la polizia. Savadika! Benvenuti a Koh Tao, ragazzi. Siamo arrivati oggi, lunedì. Arrivo all'isola della morte. Esatto. Se non sapete perché si chiama così, non penso, ve lo racconteremo un pochino alla volta. Perché eravamo abbastanza indecisi se venire o meno qui, però alla fine eravamo troppo curiosi. Abbiamo sentito tante storie riguardo di quest'isola. E siamo arrivati, abbiamo lasciato le robe giù nel nostro alloggio, ci siamo fatti cambiare la camera perché quella che avevamo puzzava di fogna e siamo venuti qui nella spiaggia principale che si chiama Sairi Beach. Esatto. Che è quella sotto casa a 5 minuti a piedi. Koh Tao che se la gireremo principalmente a piedi o forse in scooter, chi lo sa. Però qui le attrazioni principali, da quel poco che sappiamo, sono legate al mare, quindi immersioni, uscite in barca, diving, snorkeling. Il bello è tutto sott'acqua piuttosto che andare in giro per le spiagge. Esatto. Qui in teoria è uno dei posti al mondo più economici per fare il brevetto PADI. PADI, PADI vuol dire? International Diving License, tipo una roba così. Insomma, è il brevetto turistico per fare sub che chiunque può prendere, basta che sappia nuotare un minimo, appunto. Costa relativamente poco, te lo danno molto in fretta. Però con questo ti permette di poter noleggiare l'attrezzatura da sub in giro in tutto il mondo e quindi immergerti e andare a vedere le bellezze che ci sono nelle barriere coralline del Mar Rosso, dell'Asia o dei Caraibi. Comunque. Tutti i posti più belli del mondo. Esatto. Adesso facciamo altri 2 passi qui in spiaggia, vediamo cosa c'è da scoprire. Let's go with the exploration. Poco. Esplora insieme a noi. Gliel'ho lanciato male. I tramonti di Sairi Beach, amici miei, sono probabilmente la peculiarità migliore della spiaggia. Sono proprio qualcosa che ti porti dentro nei ricordi e che ti rimarrà per sempre. Ah, che nostalgia. Fidatevi, se venite qua a Koh Tao dovete passare almeno qualche tramonto su questa spiaggia perché avrete un ricordo che rimarrà per tutta la vita. E come dice la Sabri, se condivideste questo tramonto assieme a una birra aumenterebbe ancora di più le emozioni. Ed eccoci qua, tanto per cambiare,
a cena al ristorante italiano. Oggi abbiamo scelto di andare da Claudio. Un saluto a mio zio Claudio. Pizzeria da Claudio, autentico italiano. Qui quando sai fare una pizza, anche solo che in Italia considereremmo decente, qui la gente impazzisce completamente. Oggi avevamo bisogno di un po' di cura. Oggi in realtà stiamo facendo schifo perché non andiamo mai a mangiare thai, mangiamo quasi solo italiano. Abbiamo mangiato o americano, qualche volta, o messicano o indiano, ma thai quasi mai. Cioè, dopo l'intossicata di thai che abbiamo preso col pad thai è stata... Esatto, cioè, per ora la cucina thai per noi dopo quell'evento si riduce a riso fritto con un po' di pollo. Il resto mangiamo italiano. Belle le nostre birre. Shinga. Tra l'altro, tra le birre thailandesi ce ne sono tre. La Chang, che è la più popolare. La Leo, che sono dello stesso gruppo. E la Singa. No. No, scusa. Leo e Singa sono dello stesso gruppo. Leo e Singa. Mentre la Chang invece è la più popolare. Devo dire che la Singa è la nostra preferita. È la più buona. È la più buona. Al secondo posto io metto la Leo, Tommy la Chang e poi di conseguenza il terzo. Allora, la Chang ha più alcol, però è una birra che è stata inventata, cioè è stata un brand che esiste da circa 20 anni. Mentre la Singa è stata la prima birra ad essere stata creata in Thailandia dal 1933. Importata e scoperta dall'Inghilterra, mi pare. In più queste birre sono diverse dalle nostre perché sono fatte col riso e non con il malto d'orzo. Lo stavo per dire io, che hanno un gusto veramente diverso. E dopo quelle gustose birre siamo tornati a casa perché domani, adesso vedrete. Buongiorno da Cotao, signori. Allora raga, oggi partiamo dal cassone di un pick-up, mezzi di trasporto comodi. Stiamo provando la local experience, siamo diretti per un bel tour in barca di 5 isole. Oggi si fa snorkeling a nastro. Purtroppo non abbiamo la GoPro per farvi vedere cosa vedremo, ma ve lo racconteremo. Madonna, siamo carichi a manetta, però sì, la mia GoPro è defunta probabilmente. Sono 2 giorni che riposa in una tomba di riso, speriamo si riprenda, lo scoprirete se vedrete altri video su Barco. Siamo arrivati alla nostra mega boat e stiamo montando per il tour giornaliero. Esatto, oggi abbiamo 5 stop e faremo parecchio snorkeling da quello che so. Ma guarda qua come mi rischio di crema solare. Dobbiamo stare attenti che non ci bannino per porno i video dopo quando facciamo queste cose. Comunque raga, allora riguardo il tour guarda di che oggi, braccio, madonna. Guarda qua amore. Io buono. Il tour di oggi lo abbiamo pagato 500 baht a testa più 250 di accesso al parco naturale, quindi in totale sono 1500 baht in due, in euro 42 euro, una roba così. Signori e signori, stiamo andando al primo point con Hang Yuan, quindi pagheremo altri 250 baht, ma dico che ne valga la pena. E poi in realtà siamo eccitatissimi perché ci hanno appena detto che oggi vedremo baby shark, tartarughe grandi, piccole, jellyfish, acqua profonda fino a 20 metri. C'è un mega scivolo per buttarsi alla barca, è una figata, porca vacca. Noi viviamo per i baby shark. Siamo approdati. Guarda che pontiliche che sei qua. Sono tutte le barche che arrivano qui anche da Koh Samui. Follow yellow color. Maledetto. Qui ci sono un po' che di villette molto molto fiche. E adesso si va. C'è un'acqua stracciata. Sì, guarda che roba. Pazzesca. Adesso stiamo per andare a immergerci con i nostri baby shark e la nostra guida ci porterà a vederli. E non vedo l'ora. Abbiamo trovato subito 3 piccoli baby shark. Cuccioletti. Sì, cucciolini con la pinna nera. Ci abbiamo anche un po' giocato. Tommy gli ha fatto un agguato a uno e questo è schizzato via. Mentre invece abbiamo trovato dei pesci giganteschi. Cioè roba così, ce n'erano parecchi. Che si chiamano Triggerfish. Triggerfish. È figo perché hanno i denti come gli umani, tra l'altro. Una roba assurda, ti giuro, sei girato uno con sta bocca. Tutti i denti, rabbioso. Tommy era là vicino che lo guardava, io ho detto ciao e grazie. Guardate cosa ha trovato Tommy. Io ho trovato una bella ciprea, ancora viva. Questa qua è una delle simili alle mappe, ma non saprei dire il nome. Mio padre è un collezionista, quindi ci dirà lui. Qua c'è l'animaletto vivo, che è quello che crea la conchiglia, che viene fuori da qui.
se potete vedere si muove tutto, è vivo. E infatti spiega, la conchiglia quindi non esiste, è l'animale che è l'animale che la crea, e in base al numero di dentelli e il numero di segni che ci sono di qua si riesce a riconoscere, mi pare, l'età o a differenziare alcune specie che sono molto simili tra loro. Però questa è enorme, cioè grande come la tua mano praticamente. È anche bella pesante, peserà 300 grammi. È bellissima. È solo da liberarla perché è un peccato che, esatto, che muoia. Sì, comunque questa Tommy è andato a pescarla tipo a 12 metri di profondità. Sì, una decina di metri sono stati. E adesso tornerà alla sua casetta. Vado. Allora, chicos, da me è il mio terzo occhio causa maschera da sub. Allora, siamo qui ad Lang Yuan. Volevamo andare su questo piccolo viewpoint che c'è qui sulla collinetta. Ci hanno detto sì, sono 20 minuti di passeggiata in mega salita, però vabbè. Esatto. E cavolo, siamo arrivati su e c'era una coda di centinaia di metri. Sì, che non si muoveva, e dato che non abbiamo tanto tempo l'abbiamo saltato. La cosa che voglio dire di questo posto è che è veramente pazzesco, c'è un'acqua assurda, però tanto è stato rovinato dall'uomo. Cioè c'erano tanti coralli morti da un lato, c'era un po' troppa gente, però vabbè, sono i posti da tour di gruppo, quindi ci sta che siano così. E pronti per il secondo stop. Eccoci arrivati al diving spot numero 2, che purtroppo è già pieno di barche, però dicono che sia un bel posto dove fare il bagno e c'è sempre un bel po' di pesce, sempre tanta roba da vedere lo stesso. 3, 2, 1! Stop numero 2 è Mango Bay. La Baia dei Manghi. Però è molto molto figo. E l'acqua qui è veramente profondissima. Perché qua l'acqua scende tranquillamente a 20 metri. E il bello di questo posto è che proprio perché è profondo più di 2-3 metri, la gente normalmente non ci arriva. Quindi i coralli non vengono devastati dalle persone e quindi è ancora tutto sano qua sotto. È bellissimo. Ci sono altri tour che fanno fare i tuffi, il bagno ai turisti, però veramente figo, una quantità di pesce bella abbondante e lì sul bordo una marea di coralli. E adesso si va allo stop numero 3. Guarda che spettacolo, stiamo praticamente nella parte nord di Cocao, lo stiamo circumnavigando. Abbiamo appena visto Mango Bay e adesso andiamo a vedere uno spot dove è pieno di jellyfish, ci hanno detto. Questo lato sia completamente incontaminato. Vedete qua, è giungla pura con scimmie, iguane, ragni grossi come meloni, cioè è pazzesco. Lì a largo è pieno di squali. Sì, e quello che voleva dire la Sabri con le sue rozze parole era che è contenta perché c'è tanta natura. Stiamo andando dal terzo al quarto punto di approdo, ma la giornata ha avuto una svolta perché... Perché abbiamo visto anche una mega conchiglia che si chiamano occhi di Shiva, sono delle conchiglie gigantesche con l'animale dentro, ma tipo vengono grandi un metro. E fine della storia. Ah, quello non c'entra niente. Così per piacere quello. Quella è pittura. Comunque, visto che io ho un po' di tempo libero dal diving, dato che ho un piccolo taglietto al piede, volevo mostrarvi com'è la vista dalla barca. Cioè, è fighissimo che uno potrebbe avere il resort qua, scendi, barriera corallina, o tipo c'è la gente che faceva sup, e ho visto che là dietro quelle rocce andavano a fare diving. Praticamente, da quello che so, qua è pieno di tartarughe marine e squali pina nera, che uno può andare a vedere facendo immersione. Quello là è la nostra guida. C'è un sacco di vita, un sacco di pesce. Madonna che rabbia, vorrei essere anch'io a vedere le tartarughe, invece sono qua. Questo posto si chiama Shark Bay. La Sabri, ah no, la Sabri è già in barca. Pensavo che fosse in mezzo a tutto il gruppone. Ultimo stop, ho visto zero tartarughe, per fortuna. Non è vero. Abbiamo
Abbiamo fatto tutti gli stop della giornata, quindi ora si torna verso casa e... Godetevi che razza di figata è Kotao. A few moments later. Eccola qui la mia croce rossina che mi sta aggiustando il dito. Si era staccato e lo sta riattaccando con lo scotch. Aia, 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 che male che mi fa. Aia, 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 aia. Non è vero. No, devo dire che ci sa fare ed è delicata come un fringuello. Un fringuello sono. Ed ora usciamo per la nostra solita cena italiana a consolarmi. Pizzeria da Claudio, autentico italiano. Infatti, come potete vedere, è strapieno sto ristorante. Cioè, l'unico per questa giornata abbiamo dato, compreso il mio piede, quindi ci vediamo domani in spiaggia. Eccoci direttamente da Sairi Beach, Kotao. Oggi, data il continuo della, come si chiama, dell'infortunio di Tommy, la sua quasi morte, abbiamo deciso di stare qui tranquilli in spiaggia. Io ho fatto un po' di snorkeling stamattina, ma non ho visto nulla di interessante, o almeno devo dire così, perché Tommy non si arrabbia. Bugiarda. E oggi pomeriggio abbiamo deciso di fare un Thai massage. E Tommy, spiega che cos'è. Sono sciolto. Praticamente ogni 100 metri qui in Thailandia, ovunque siamo stati, ci sono i centri massaggi. Ti fanno un po' di tutto in realtà, ti fanno anche la ceretta, le unghie, i piedi, tutto. E ti fanno il Thai massage, che un'ora di massaggio costa 300 baht, quindi 8 euro e qualcosina, 8,50 euro. E noi abbiamo appena fatto un'ora. E mi sento, cioè, da un lato mi è piaciuto, dall'altro mi ha spaventato. Mi sento come se tipo la mia piccola Polo mi fosse passata sopra. Cioè, il momento mio preferito è stato quando mi davano tipo all'improvviso, mi tiravano queste pacchette sui muscoli, tipo così, dal nulla. Vabbè. Ma si sentiva che non era un massaggio studiato, però era un massaggio imparato dalla strada, con l'esperienza. Esatto. Ed è stato troppo figo. Mi hanno sciolto. E invece il momento che, cioè, non che non mi è piaciuto, ma che mi ha spaventato, è stato quando si è messa la Thai di tipo 55 kg in piedi sopra le mie gambe. È vero. E là tipo, ho iniziato a fare... E lei, are you okay? E io... Yes. Ma poi erano brave, perché ho guardato la tua ed erano tipo con le mani alzate in equilibrio che saltellavano a manetta. Sì, io invece ho tenuto gli occhi chiusi e ho sperato e pregato che andasse tutto bene. Di non sentire croc. Comunque dai, Thai massage approvato, e adesso collassiamo un po' in spiaggia per guardare il tramonto. 8 euro ragazzi. Bella. Ecco la nostra bellissima piscina qui a Kotao. E c'è anche la bambina di The Squid Game. No. Oggi ce ne andiamo a Koh Samui, signori. Si lascia questo posto dove stanotte hanno provato ad assassinarci. Ci hanno provato davvero. A una certa, alle 5 di mattina, hanno iniziato a scuotere la porta a tutta forza. Dora non ha più dormito. L'organizzazione del porto di Kotao, cioè per centinaia di persone che devono prendere due traghetti per Koh Samui e Koh Phangan. Loro hanno aperti due desk per il check-in, quindi anche se hai già acquistato il biglietto, devi farti questa mega coda che arriva fino in fondo alla strada, gira. Però va bene.
vero, ma ci siamo organizzati. Anzi, ci siamo abituati allo stile Thai. Sì, per fortuna ci siamo presi per tempo, perché tanto sì, sappiamo che qua le robe vengono fatte a caso. A caso, completamente. Rieccoci. La certezza in Thailandia è che tu potrai chiedere a qualcuno che sembra lavorare lì se sei nel posto giusto, loro ti diranno di sì, ma quando arriverai allo sportello ti diranno che hai sbagliato e che c'è un altro porto e hai fatto 20 minuti di coda per niente. Anche questa è la Thailandia, quindi siamo alla seconda coda. Funziona così, proprio le poste. Appena arrivati a Koh Samui, ci siamo, lo sbarco, questo è l'inizio di un nuovo capitolo del viaggio. Sì, adesso troviamo uno che vada alla Mai. Direzione La Mai, dove abbiamo il nostro alloggio. Informazioni sui trasporti qui. Tempo di scendere dalla barca, abbiamo fatto un passo ed eravamo già avvinghiati da 10.000 tassisti. Assaltati. Cioè, assaltati. Ci sono i taxi, quelli privati, rossi e gialli, e che costano, abbiamo visto da qui alla Mai, che saranno circa 40 minuti, costano sui 1.200 baht, che sono 35 euro. No, 40 euro. 40 quasi. Euro. No, sì. 35, avevi ragione. Ah. Mentre invece noi con il nostro classico taxi aperto, dove si sbatte anche la testa, ne paghiamo 200 a testa, quindi 400, che sono 5 euro a testa. E ci abbiamo anche il brivido, no? Delle curve, degli salti, di tutto, ma è sempre più divertente. Signori, abbiamo trovato la prima Tesla in Thailandia e forse anche l'unica. E Savarika! Dopo raga, siamo arrivati a Koh Samui! Questa qui è la spiaggia di La Mai. A Koh Samui ci sono due città principali dove alloggiare, che sono Chao Wang e La Mai. La prima è più per la parte di feste e casino, la seconda invece dove siamo noi è un po' più scialla, ma comunque distano tipo un paio di chilometri, quindi con lo scooter poi ci si può muovere agevolmente ovunque. L'isola è almeno il triplo, quadruplo rispetto a Koh Phangan e sarà 10 volte Koh Tao, quindi muoversi a piedi, a meno che uno non voglia stare sempre nella stessa spiaggia, è troppo limitante. Ciao esploratori, oggi siamo al Buddha Secret Garden ed è la prima attrazione che visitiamo nell'isola di Koh Samui, dove siamo arrivati ieri. L'ingresso a questo giardino costa 80 baht a testa, quindi poco più di 2 euro. Ma che cos'è il Buddha Secret Garden? Sostanzialmente nel 1976 un coltivatore locale, un farmer che ha tutte le terre in cui si coltivano i durian, che è un frutto gigantesco e appuntito e molto molto puzzolente, ha deciso nei suoi ultimi di andare in pensione e di creare nella sua proprietà questo super giardino. Quindi è andato a fondere la natura che c'era, quindi alberi, ruscelli, rocce pazzesche, con delle statue di sua creazione. E tutte le statue sono dedicate al Buddha, quindi al principe Siddhartha. Ogni zona di questo giardino ha un significato particolare. Ecco la nostra fotografa che va a esplorare i templi antichi di Koh Samui. Guardate questo raro animale trovato in natura, come vive allo stato brado, in azione. Stiamo andando a vedere la statua di un morto in piedi, ovvero un uomo che è veramente morto in piedi ed è dentro un tempio buddista, quindi di fatto la Sabri si sta trasformando in Sabri buddista, ovvero si sta mettendo una gonna. Si dice che questa persona si sia automummificata dopo la morte. Ecco i 7 Buddha, uno per ogni giorno. Gli hanno messo degli occhiali da sole perché gli occhi si erano seccati e facevano senso. Spero che il vecchietto qua esaudisca le mie preghiere di farmi guarire il piede. Guardate quanta fanta alla ciliegia offrono agli dei i thailandesi. Frutto anche il cocco, la banana, dei cannoni. Ciao esploratori! Oggi qui a Koh Samui stiamo visitando tutti i luoghi di interesse culturale più spinto possibile e infatti siamo alle rocce di nonno e nonna, grandfather and grandmother. Dette anche roccia di pene e roccia di vagina.
detto, una delle attrazioni più importanti dell'isola non è altro che una roccia con una forma un po' particolare. Fallica, definiamola. Esatto, detta fallica, nella quale ci sono milioni di foto online e quindi noi non abbiamo potuto essere da meno, siamo dovuti venire qua e metterci a fare anche noi la nostra bella foto in prospettiva. Non cercavamo altro che roccia in forma di pene in Thailandia. Per ora abbiamo trovato la roccia maschile, ora cercheremo anche quella femminile. Siamo sempre alla Grandfather e Grandmother Rock. Ed ecco qui la parte femminile che mancava. E purtroppo se ci fosse l'acqua alta magari farebbe anche qualche splash, sarebbe divertente. Ma questo luogo ci dà una lezione molto importante, cioè non importa di che cultura, religione, credo politico voi siate, alla fine i genitali fanno ridere a tutti. Detto in veneto, a Monage sempre... censuriamo, va. Comunque, dopo essere stati a vedere questi importantissimi luoghi di interesse di Koh Samui, abbiamo deciso di fare il nostro bel aperitivo all'italiana e dopo siamo andati a cena in paese, dove abbiamo scoperto che ogni weekend si tiene un evento particolare. Guardate. È figo come questa competizione sia comunque il tipico sabato sera del paese. Voi su chi puntereste, rosso o blu? Guardate gli allenatori, raga, che concentrati che sono nel frattempo. Dopo aver visto una lunga serie di combattimenti, amici, siamo andati a riposarci perché il giorno dopo ci siamo alzati presto da bravi turisti e siamo andati a visitare i templi di Koh Samui. Venite con noi. Guardate che vista che abbiamo oggi, la Sabri. Questo è il luogo del nostro brunch. Siamo a Wat Prayai, che è il Big Buddha Temple. Vi abbiamo già portato Phuket in un grande Buddha. E adesso vi tocca il secondo. Il secondo grande Buddha. Questo è il famoso Wat Plai Lam, un grande Buddha. Come si chiama così? Koh Samui. Sì, credo si chiami così, in caso metteremo la roba di... Allora, esploratori, oggi siamo a Prat Nan Yan, mi pare si chiami, se no ve lo scriveremo sotto. Che è la statua del Big Buddha di Koh Samui, alta 12 metri e in questo caso è veramente una statua antichissima rispetto all'altra che abbiamo visto a Phuket, perché è del 1972, quindi ha ben 50 anni. Si racconta che il Buddha era stato tentato da Mara, la dea dell'illusione, con un bunch of women, però non c'è cascato e quindi è rimasto puro, proprio come Tommy, che rimane puro. E appunto questa posizione particolare che ha assunto il Buddha significa proprio la sua purezza e serenità, in quanto è riuscito a superare il tranello di Mara. Agli occhi di un povero farang come me, la cosa interessante di questo tempio è la vista che c'è panoramica su Koh Samui. Guardate che roba, ragazzi. È tanta roba. Così abbiamo deciso che era meglio portare via la nostra ignoranza verso i centri culturali buddisti per andare a visitarne uno ancora più popolare a Koh Samui, il Wat Plai Lam. Osservate la Sabrina come è concentrata nel raccontare le informazioni riguardanti questo Buddha, 18 braccia, spaziale, cazzarola, è alto anche questo, 20 metri. Drago, se ti porto le sette sfere esaudirai i miei desideri, ti prego. Questa è l'area dei templi, signori, tutto nello stesso complesso. Abbiamo un Buddha, questo Buddha invece ha uno stile cinese diverso da quello thailandese. Parlo proprio a livello di architettura. Praticamente tutto attorno qui al tempio ci sono queste casettine con i relativi ceri, fiori, incensi e sono delle tombe di monaci buddisti. Ce n'è una aperta.
questa cosa che è un po' impressionante per noi, per la nostra cultura, è che sono tutte costruzioni nuovissime. Sì, loro appena invecchiano diventano decadenti, semplicemente rifanno nuovo. Cioè non è un restauro, è proprio mettere un pezzo nuovo. Hobby in Thailandia, andare da mangiare i pesci gatto e i piccioni. La cosa molto carina è che qui adesso faremo un'offerta, ci butteremo quei 20 baht e acquistiamo un mattoncino che poi verrà usato per completare il tempio, perché ovviamente avendo 15 anni ce n'è ancora un po' da fare. Poi ci scriveremo il nostro augurio. Ma scusa, se lo compriamo ce lo portiamo anche via, no? È il nostro mattoncino che diventerà il nostro sistema di sicurezza antiladro. Vai Tommy, lascia te scrivere stavolta. Tra tutti i messaggi di pace che ci sono in questo tempio buddista, pace e amore nel mondo, anche Tommy ha deciso di lasciare il suo. Chi è? Wow. A modo mio è un augurio di pace e prosperità, soprattutto prosperità. Ma se ci conoscete bene sapete che non possiamo non concludere una giornata al mare, quindi ci vediamo in spiaggia. Eccoci qua, la nostra domenica continua ragazzi. Dopo aver visitato appunto i templi del Buddha abbiamo deciso di venire alla spiaggia di Thongson Beach. L'ho detto con accento troppo inglese, più Thongson. Quindi siamo venuti qua per pranzo e dopo per rilassarci un pochino in questa bella spiaggetta incantevole. Sì, sì, bellino. Io ho fatto anche il bagnetto. Non c'è un granché da vedere con lo snorkeling, purtroppo. Ci sono un sacco di piante marine altissime, quindi a un certo punto mi sentivo tipo dentro una foresta, sono scappata fuori perché ero toccata da tutte le parti. Passeggiare in spiaggia a Koh Samui significa anche trovare dei porci per strada. E non parlo di quello, parlo di francese. Dopo questa battuta possiamo passare dai prosciutti trovati in spiaggia a quelli al supermercato. Guardate in Thailandia come viene messa la carne. Arma igienica. Ci sono i guanti ma io non ho visto nessuno usarli. Beh, ma poi qua siamo anche in un supermercato di lusso. Cioè, questo è un supermercato enorme. Anche il pesce. Così che la gente se lo prende a mani nude. Lascio a voi indovinare se abbiamo fatto la spesa o se siamo andati al ristorante a cena quella sera. Intanto scrivetelo nei commenti e noi ci vediamo a Chao Wang ragazzi. Yuhu! Welcome to Chao Wang, chicos! Chao Wang Beach, qua per noi. Quando non capisci perché è una no fly zone e non puoi far andare il tuo drone. Ma dai! Non è poi così vicino, eh? No, secondo me il drone non ci arrivava là. Tommy sarebbe andato proprio là dentro le pale dell'aereo. Sicuro se lo vedevo arrivare mi spostavo in tempo, dai. Non sono capace di usare il drone. Perché? E buongiorno, ci troviamo a Chao Wang Beach, la spiaggia principale di tutta Koh Samui e allo stesso tempo una delle più belle. È uno spiaggione enorme, guarda, guarda, molto fagli vedere. Guardate, ci sono un sacco di persone, è una spiaggia comunque tranquilla perché spazio ce n'è, l'acqua è cristallina, azzurra, ci sono un sacco di attività acquatiche di svago tipo moto d'acqua, ciambelloni, il tronco trainato, tutte quelle robe là. Pure il jet ski c'è. Però esatto, purtroppo Chao Wang non è il genere di spiagge wild che uno si aspetterebbe in queste isole qua. Chao Wang è uno spiaggione. Se volete stare seduti sulla spiaggia, rilassarvi e bere il vostro drink, questo posto fa per voi. Se invece cercate qualcosa di più wild, di più naturale, ci sono altre spiagge da visitare. Ormai ho perso la Sabrina a giocare a calcio, ma sono tutti scarsissimi. E c'è una coppia di indiani che sono quelli che guastano feste, quindi non gliela passano neanche più ormai. Dopo aver visto lo spiaggione principale di Chao Wang, ragazzi, che è la città più grossa di Koh Samui, venite a vedere le spiagge che invece abbiamo vicino al nostro alloggio. Dai, dai, venite con me, venite con me. Signori! Aloha! Benvenuti a Silver Beach, cioè la spiaggia d'argento. Siamo andati a fare il bagno
e purtroppo non era per niente limpida l'acqua, era molto molto torbida, si vedeva appena appena oltre il metro. Esatto, oggi non abbiamo visto nessuna razza purtroppo. Zero pesce, infatti l'unica cosa è che appunto era molto calda, sembrava di essere alle terme addirittura. Madonna. Però ovviamente è una bella spiaggetta da vedere in realtà. Laggiù ci sono anche un po' di beach club, tutti con la piscina, la musica, baretti se vi piace il genere. E poi c'è questo piccolo attraversamento in cemento in mezzo agli scogli. Che guarda, lì dietro... Da lì si gira... Ad un'altra spiaggetta piccolina. Esatto, lì dietro ci sono praticamente un po' di scogli da attraversare, c'è una spiaggetta nascosta. Se venite in questa spiaggia qua, vi consiglio, è l'unica cosa interessante da fare probabilmente. Pronti tutti? Perché domani vi porteremo in un posto speciale. Esatto. Se oggi l'acqua può averci deluso, domani vedrete che invece sarà il contrario, perché ce ne andremo al Parco Marino Nazionale. Wow, oggi si va a vedere le 42 isole. Pronti per il tour nel Parco Nazionale? Già solo il tragitto dal porto di Koh Samui alle isole del tour è fantastico, ragazzi. Per un'ora abbiamo potuto guardare questo paesaggio e perderci nel contare le isole che non finivano più. Un'ora di barca e si arriva. Ecco la Koh Samui in lontananza e qua invece c'è tutt'altro tipo di spettacolo. Quella è Koh Phangan. Guardate, siamo arrivati ragazzi. L'avventura comincia da qua. Tra poco si va a fare kayak in mezzo alla laguna, o per chi non fa kayak, come qualche povero sfortunato, dovrà fare snorkeling in una laguna bellissima, che peccato. 40 euro per provare l'esperienza da profugo, ragazzi. Praticamente, raga, abbiamo fatto queste scale infinite, super, super step. Siamo arrivati al viewpoint di oggi. Per primi siamo Italy, arrivati. Italy, number one country in the world. Per primi, bruciati tutti. Guardate che razza di mega panorama che abbiamo qua. E questo non è tutto, perché questa è una laguna all'interno di un'isola. Guardate la pendenza di queste scale, per scendere giù c'è, questo è il mio piede, il gradino qua, metto il piede giù e devo tenere la gamba piegata perché il gradino è troppo stretto, qui devi scendere praticamente così, una pendenza incredibile, però guardate che paradiso c'è là sotto. Un ago? Sì. E guarda tutti i pesci venuti. Porca vacca, ragazzi, guardate quanto grande è. Vorresti nuotare assieme al capo? Al pesce parrone, sì. Qui guarda che tutti i pesciolini attorno a lui. Quanti figli, quante bocchette da sfamare, ah, poveretto. Guarda quanti. Gli conviene chiedere l'assegno di mangiare. Esatto. A quanto pare, quindi, questa laguna qua si è formata in 30 milioni d'anni con l'innalzamento appunto della superficie. E queste rocce erano fondale marino che si è rotto ed è collassato creando la laguna, cioè praticamente c'era una specie di cupola che è scesa, adesso c'è una super laguna e dovrebbe essere anche chiusa, però c'è un casino di pesce dentro e di specie marine, quindi probabilmente può essere che l'erosione del mare abbia fatto modo che si crei un canale sotterraneo o roba del genere. Ah, vi volevo dare una nozione di geologia straveloce, no, molto breve. Vedete che comunque qua è tutta scavata la roccia. Questa è l'azione delle onde nei milioni di anni e il cambio della quantità di CO2 nell'acqua. Ovvero più anidride carbonica è risciolta nell'atmosfera, più se ne trova nell'acqua e più acidifica il mare. Quindi questo è il risultato. Speriamo che nessuno abbia preso sonno durante questo... Da quando c'è l'uomo, guardate cosa sta venendo fuori. Uomo cattivo. Direi che oggi pranzare qua non è andata così male. Abbiamo avuto pranzi ben peggiori di questo. Esatto. Prime parole, ultime parole prima di essere avvelenati di nuovo. Vai chiamata, eh. Parlami d'amore,
Mario. Siamo a Capri. No, scherzo, questa è la roccia dell'elefante e siamo in un'isola con un nome impronunciabile, però. In effetti lo vedo l'elefante. Non odiatemi per il mio. La mia ignoranza verso questi posti, però sono belli, eh. Ti stiamo nominando le 42 isole, abbiamo tipo un nome per ognuna, a cominciare dall'isola della donna. Vedete la testa, tette, pancia, gambe. Poi lì ovviamente. Quella è chiaramente Dolphin Island, quella. È quella che non si vede là perché è piccoletta. Questa qua, voi avete capito? Quella è Turtle Island, piccoletta. Poi laggiù, cioè chiaramente. Quella sono le due isole Island, le Fifth Island, e anche l'altra fanno, e l'altro più. Right and left insieme fanno Fifth Island. Vedi qua c'era. Non l'abbiamo chiamata questa? Ah, c'era. Basta, è finito il video. Signori, benvenuti a un'altra isola di cui non sappiamo il nome. È un mega paradiso. C'hai molti servizi, mega curata. Ma la roba più bella dell'isola non è l'acqua, ma è un viewpoint che a 500 metri d'altezza supera una montagna. Sono 50 minuti. 25 andare, 25 a tornare. E adesso la Sabri mi ci porterà. Esatto. Con il mio piedino. Pronti a sudare. Marcio. Vista dal primo viewpoint. Saremo a 50 metri. Vedrete come saranno i prossimi. Vediamo di strada da fare. A few moments later. Cioè, guardate che splendore. Sta fatica qua ne è valsa pienamente la pena. Spettacolare. Siamo a 500 metri di dislivello sopra il mare. Downstairs. Ma allora per te è più facile la discesa o la salita? Chiaramente la salita la preferisco mille volte. Cioè, non ci stanno i miei piedini. Faresti qua che vado scossi. Thank you. I miei piedi non sono fatti per sti gradini. Cioè. Sì, è vero che sono minuscoli. Guarda il mio piede quanto ci vai fuori. Comunque Tommy è una delle persone che dice preferisco la salita alla discesa. Io viceversa. Di voto discesa. Quindi vogliamo sapere la vostra, ragazzi. Ehi, ferma un attimo. Se siete arrivati fino qua e vi è piaciuto il video, date un iscrivi qui sotto e un like a questo video, perché ci sarebbe molto, molto, molto d'aiuto. Raga, ci sono rimasti gli ultimi giorni a Koh Samui. Venite a vedere che bella spiaggia che abbiamo trovato proprio gli ultimi giorni. La più bella di tutta la vacanza, guardate. Vi lascio anche un pezzettino della strada che abbiamo fatto, così vi fate un'idea di come sono le strade a Koh Samui, ragazzi. Benvenuti da Talik Nam, spero di averlo detto bene perché è impronunciabile. È assurdo perché siamo nella costa ovest di Koh Samui, quando invece tutte le spiagge principali turistiche sono dalla parte est che abbiamo visto i giorni scorsi. E in realtà nessuno parlava di questa spiaggia, però volevamo cambiare, vedere qualcosa di diverso e siamo venuti. Ed è assolutamente incontaminata. C'è questa piccola striscia di sabbia con tutte queste rocce. Un palmetto gigantesco pieno di scimmie, perché si vede che ci sono tutti i loro resti. I cocchi aperti hanno lasciato. Cocchi aperti e mangiucchiati delle scimmiette. E ci siamo solo noi. Pochi momenti in cui sto zitta. C'è silenzio e natura. Non mi era mai capitato. Poi a Koh Samui non abbiamo mai trovato un'acqua bella. Qua finalmente c'è un'acqua che è cristallo. Cristallo. Andiamo a vedere il tramonto nella costa occidentale sì, occidentale di Koh Samui.
e oggi abbiamo esplorato questa spiaggia che in realtà non è una vera e propria spiaggia, ma è un piccolo limbo di terra che divide l'acqua dalla terra, però abbiamo scoperto veramente una gemma. Non è adatta a fare il bagno, snorkeling, quindi tutto quel genere di attività, però... Queste spiagge qua sembrano proprio incontaminate, cioè non si vede presenza umana per niente. Esatto. È completamente lasciata a se stessa. Soltanto adesso verso la sera alle 5-6 è iniziato a arrivare un po' di gente a vedere il tramonto e tanti hanno preso i SUP e i kayak. Ce ne sono un sacco in quel lato lì. E infatti abbiamo visto che poco distante da qui c'è una scuola di SUP, quindi se siete appassionati di stand-up paddle venite qua. Noi invece abbiamo trovato il nostro spiazzetto d'erba qui vicino a queste villette in costruzione. Sono vuote dentro. L'abbiamo ancora fatto diventare nostro. Sì, sì, noi ce ne siamo appropriati. Questo posto qua, appunto, se volete fare i romanticoni al tramonto, avete un bel paesaggio, fidatevi. C'è solo natura senza uomo proprio. Bello. È una roba che fa strano per uno che viene dall'Italia. Hola, italiano! Ci stiamo per spostare nuovamente in questo lunedì e giuro è un mese che ogni lunedì ci diciamo: oh cavolo, devo proprio andare al lavoro. Oh cavolo, lunedì. Madonna, che vita, che bella vita che stiamo facendo, ragazzi. Comunque, oggi un'oretta di aereo e si arriva a Bangkok dall'aeroporto di Koh Samui. Questa volta esatto, Koh Samui, Bangkok, andiamo in terraferma nella giungla. Abbiamo finito per un po' di vedere isole e spiagge, purtroppo, però torneremo presto e scoprirete presto dove andremo, ve lo diremo nei prossimi video. Vediamo se è una Thailandia diversa da quella che abbiamo visto finora, io penso proprio di sì comunque. Bella! Bella! Volevo fare il video del pranzo ma non c'è stato tempo, cioè come è comparso qua è sparito. Abbiamo mangiato una piada buonissima e anche una torta strabuona, sempre dalla Sara qua al barrio dove siamo venuti per più o meno tutti i pranzi a Koh Samui. C'è una comunità italiana fantastica a Koh Samui che non esiste nelle altre isole. Eccoci qui, è arrivato il nostro amico a prenderci col taxi. È sempre un terno all'otto prenotare i taxi qua perché... Spiega perché. Tipo ieri gli abbiamo parlato al tipo che non capiva una parola d'inglese, poverino, quindi alla fine gli ho scritto sul quaderno, gli ho fatto il disegno dove venire a prenderci perché eravamo al bar poco lontano dall'hotel. Ovviamente lui è andato all'hotel in ogni caso. Direttamente all'hotel. Però dai, spezziamo una lancia a suo favore, non era nemmeno quello con cui abbiamo parlato, è un amico che ha mandato. Siamo arrivati, signori, tra un po' ci aspetterà un aereo come quello. Piccolo, piccolo. Praticamente dopo aver droppato le valigie bisogna arrivare qua e aspettare circa 5 minuti per vedere se la tua valigia compare in quello schermo. Se compare in quello schermo vuol dire che sei nei guai. Esatto. Perché devi andare nell'ufficio dei bagagli per qualche claim. Altrimenti puoi procedere ai departure gate. Veramente una cosa strana questa. Ufficialmente l'aeroporto più sciallo del mondo è quello di Koh Samui, guarda che roba. Cioè, noi abbiamo appena passato la sicurezza, anzi neanche ora passato proprio la sicurezza, ma siamo dentro l'aeroporto. Cioè, sembra un piccolo villaggio tutto all'aperto. Cioè, se uno avesse un bazooka viene giù come niente un aereo qua. Sicurezza non esiste. Questa è la sala d'aspetto. Di là, in realtà la nostra è l'altra. Però vabbè, siamo in questa perché c'è il ventilatore libero. Eccoci nel trenino. Manca sempre meno. Comunque l'assurdità veramente di questo aeroporto è che qui è tutto aperto. C'è questa parte di parco dove la gente prende il sole e va sulle altalene di fianco alla pista. Cioè quella parte là, tutto il giorno c'era la gente che aspettava i voli in ritardo a cazzeggiare, nudi, in costume. Cioè e la pista è quella là, nel senso ci puoi andare tranquillamente correndo, sì, a piedi. Abbiamo beccato l'aereo con le pale ancora, con le eliche, ragazzi. Vecchio stile, si vola così a Bangkok. Ma Sabri dice che il nostro è quello più grosso,
ma io appunto tutto su questo, mi piace. No, che mi piace, grazie. Eccoci in aereo, alla fine era quello con le eliche. Per fortuna, abbiamo sudato come dei matti, raga. In aeroporto Tommy puzza come un caprone, sì. Perché non c'era l'aria condizionata. Appena arriverà il nostro vicino gli farò sentire io qua. Vedo, guardate cosa Italia. Stiamo asportando oggi. Alto l'onore. Grazie. Non sono patatine fritte ma bananine fritte. E sono salatissime. Prima volta che mangio delle banane salate. Comunque la roba assurda è che su un volo da un'ora ti diano la cena, le bananine secche, acqua, pure una ciotola o bicchiere, chiamiamola, per bere. Da noi Ryanair e EasyJet. Te da una beata. Ti dice quello. E i prossimi episodi. Siamo arrivati a Bangkok di nuovo. Signori, eccoci a Patpong Night Market. Magari sarà il nostro battello da 16 baht. Dentro ogni tempio si trova una reliquia del Buddha.